Isola dei Famosi 2018, nel cast un concorrente del Grande Fratello NIP. Grande Fratello 2018 torna a gennaio e l'isola a febbraio, un concorrente comune. È ufficiale, il Grande Fratello versione NIP tornerà in TV durante il mese di gennaio e subito dopo partirà nella medesima rete l'Isola dei Famosi. A confermare il rumore è stata la rivista di gossip Chi di Alfonso Signorini, il quale nel numero pubblicato oggi ha anche fatto una rivelazione shock. Sul giornale si può infatti leggere che il trionfatore del reality ambientato nella casa più spiata d'Italia non vincerà nessun montepremi, bensì la partecipazione all'Isola dei Famosi. Per il vincitore del GF sarà l'opportunità giusta per farsi conoscere maggiormente dal pubblico di Canale 5, potendo comparire sul piccolo schermo sia durante il mese di gennaio che durante il mese di febbraio. Confermata anche la durata minima del Grande Fratello, esso infatti durerà soltanto 6 settimane. Una decisione abbastanza scontata in quanto negli ultimi anni il programma versione NIP aveva perso appeal da parte del pubblico. Mediaset aveva poi deciso di riportare in auge la trasmissione in seguito al successo che ha ottenuto durante gli ultimi 2 anni il Grande Fratello VIP. L'Isola dei Famosi arruola un concorrente del Grande Fratello NIP. Il Grande Fratello si concluderà quindi poco prima l'inizio dell'Isola 2018, i tempi sono stati tutti confermati nel nuovo numero della rivista di Signorini, ma non è ancora stato reso noto il nome della conduttrice del GF. I 3 nomi in ballo che potrebbero prendere il timone del reality sono Ilary Blasi, forte del successo del GF VIP, Simona Ventura, tornata alla ribalta grazie a Selfie e Le cose cambiano e la partecipazione all'Isola e Barbara D'Urso, regina incontrastata dei pomeriggi televisivi italiani. La conduttrice napoletana da quando è iniziata la nuova stagione di Domenica Live ha sempre indossato durante la seconda parte del talk del Didi Festa un vestito vintage che aveva indossato durante una delle puntate del Grande Fratello, condotto da lei durante le prime edizioni. Insomma, che sia proprio lei a conquistarsi il pregiato ruolo in prima serata? Nel frattempo, sempre secondo Chi, in ballo ci sarebbe anche la stessa Alessia Marcuzzi, conduttrice storica della casa più spiata d'Italia.